Allora, cari amici, fra poco faremo una rassegna stampa molto importante e capirete perfettamente perché. Questa rassegna stampa riguarda inizialmente una intervista molto importante a Romano, a Sergio Romano, il quale ci dice in maniera molto chiara, confermando quello che ho sempre pensato io, confermando che a noi ci conviene sempre metterci con Putin. L'intervista è stata presa dal quotidiano La Verità di ieri. Vi faccio vedere così in modo tale che. E la leggo ovviamente tutta. La Verità, 22 novembre 2016. L'autore di questa intervista, Francesco Borgonovo. Intanto una piccola considerazione che è esclusivamente mia ed è di questo tipo. È strano che la storia dell'umanità produce sempre, sistematicamente, persone destinate a fare i grandi uomini politici. È strano, perché ci potrebbero essere delle situazioni in cui questi uomini politici, pur essendoci, non vengono alla ribalta. Io ricordo un bellissimo racconto scritto da uno scrittore ottocentesco, il quale narrava l'ipotetica storia di un ipotetico capitano Napoleone Bonaparte, il quale non avendo avuto l'opportunità storica né l'estro e la capacità di sfruttare questa opportunità, alla fine muore come ufficiale stanziale in una guarnigione e viene seppellito in un cimitero senza nome, un cimitero, diciamo così, come tanti altri cimiteri, in una vicinanza di una cittadina della Corsica. E tutto è legato a tutta una serie di fattori, però il fatto interessante della storia dell'umanità è che escono fuori personaggi i quali sono all'altezza di una situazione emergente. Oggi ci troviamo in una situazione di grande emergenza. Beh, esce fuori Putin, ma indirettamente esce fuori anche un altro personaggio che sembrava che avesse provato tante volte e non gli fosse riuscita. In realtà è un personaggio che ha intignato e all'età di 70 anni ed oltre è riuscito a venire alla ribalta e meritatamente perché ha trovato la strada giusta e si è messo in mezzo a un crocicchio. Nel quale vengono la maggior parte dei nodi attuali, perché dire che gli Stati Uniti d'America non rappresentano comunque per la propria ricchezza, per la propria vastezza, per la enormità di dati, obiettivi che essa produce, armi, ma anche genialità, è la Mecca del cinema, ma dire che è la Mecca del cinema che cosa significa? Significa avere in mano le tecniche della comunicazione, quelle che hanno maggiore pregnanza a livello mondiale, perché nessuno può escludere il ruolo e la funzione dei cosiddetti divi del cinema hollywoodiano, inutile che cerchiamo di negarlo, e sono prerogative e qualità che appunto caratterizzano un paese che voleva arrivare al massimo del dominio. E non ci è arrivato per un principio fondamentale della storia, che è il cosiddetto calcio di ritorno, il quale ha anche altri nomi, l'abbiamo citato moltissime volte, eterogenesi dei fini, così la chiamava Julius Evola, o eterogenia dei fini, come l'ha detto un grandissimo storico, che è stato Augusto del Noce, di area democristiana, di area molto cattolica, ma i principi fondamentali di chi conosce la storia e il determinismo storico
C'è poco da fare, hai voglia di dire, ci sono delle realtà che fanno parte della natura, se tu inserisci in un organismo vivente certi ormoni, a meno che l'organismo non ce li abbia per niente, ma se tu inserisci certi ormoni in un organismo vivente dove tutto funziona perfettamente, l'equivalente di quegli ormoni che hai inserito, che naturalmente è prodotto nell'organismo, non viene più prodotto. E qui c'è poco da fare, la realtà è questa, ma veniamo quindi al dunque. L'intervista vale la pena di essere riportata per intero e voi capirete perfettamente perché. Ripeto, l'intervistatore è Francesco Borgonovo. I rapporti con Trump e il mondo islamico, le sanzioni e la NATO, le posizioni del presidente russo analizzate dall'ex diplomatico. Ricordiamoci che Sergio Romano è stato ambasciatore a Mosca in un momento non di massima distensione, ma semmai di massima accentuazione della conflittualità, sia pure conflittualità, diciamo così, politica, economica e verbale. Però, insomma, il personaggio era all'altezza della situazione, lo era anche all'inizio, perché se gli hanno dato quell'incarico vuol dire che ne conoscevano le qualità. Ogni volta che si parla di futuro dell'Europa, un'ombra appare sullo sfondo, è quella di Vladimir Putin. Un personaggio complesso, talvolta difficile da decifrare, ma fondamentale per il destino del mondo. Sergio Romano gli ha dedicato il suo nuovo libro Putin e la ricostruzione della Grande Russia, edito da Longarese. Ci siamo fatti accompagnare dall'ex ambasciatore in un viaggio dentro i pensieri del leader russo. Domanda: lei scrive che la Russia, per essere grande, ha bisogno di una ideologia e di una missione. Quali sono quelle di Putin? Ovviamente l'ideologia non può più essere quella comunista. Non ho mai avuto l'impressione che Putin fosse ideologicamente comunista. Era sì molto legato alla sua casa, cioè al KGB, ma non mi è mai sembrato che vivesse la morte del comunismo con sofferenza. Piuttosto ho vissuto con sofferenza il declino della nazione e del paese e si è posto il problema di che cosa potesse tenere assieme i vari popoli che compongono la Russia. Primo stop. Ora, noi sappiamo perfettamente che il bolscevismo è stata una filiazione della finanza statunitense occidentalista e il bolscevismo si è imposto e impiantato nell'URSS, in quella che poi sarebbe diventata l'URSS, con una terrificante violenza. Il fatto però non ha inficiato la profondità dello spirito russo e soprattutto della religiosità russa, di tal che la Russia ha potuto reagire con grande spirito patriottico, tant'è vero che la guerra contro l'aggressione, che poi è un'aggressione relativa, ma chiamiamola aggressione perché all'inizio è stata la Germania che è entrata nel territorio russo, non il contrario. La grande guerra contro la Germania e poi l'Italia e anche gli altri paesi europei, perché non solo tutti gli altri paesi che facevano parte della grande alleanza mitteleuropea, come l'Ungheria, in parte la Polonia, in parte la Romania, la Bulgaria, questi hanno avuto questo impatto notevole nei confronti appunto della Russia perché hanno invaso. Poi però ci sono stati tutti gli altri paesi d'Europa i quali hanno mandato sia pure indirettamente, molto falsamente, i loro contributi. C'è stata il Portogallo, c'è stata la Spagna, c'è stata la Francia, c'è stata la Scandinavia, ci sono stati i paesi baltici. Ci sono stati i paesi della Balcania, tutti i paesi che hanno mandato dei volontari, che noi abbiamo il Belgio, l'Olanda,
che sono stati chiamati volontari contro il bolscevismo, in realtà era un contributo che tutta l'Europa stava dando a quell'attacco contro la Russia. Lo scopo era evidente, lo scopo era quello di possessarsi delle fonti energetiche del petrolio. Qualora l'asse avesse vinto, tutti questi paesi avrebbero chiesto la loro partecipazione, così come oggi, quando si va nei territori del Medio e Vicino Oriente, si mandano sempre strani contingenti di truppe, i quali al momento opportuno devono servire, né più né meno, come quando c'è stata la grande invasione napoleonica nel 1812 in Russia. Hanno partecipato tutti i paesi europei, perché al momento opportuno, qualora Napoleone avesse potuto consolidare il suo potere, erano pronti lì a chiedere la loro partecipazione, la risposta economica alla loro partecipazione. Non era petrolio, ma erano tutte le ricchezze di cui noi sappiamo la Russia è proprietaria. Quindi, tornando a noi, l'ideologia che fu messa in gioco, cioè la grande guerra patriottica dalla Russia bolscevica, che a parole negava il patriottismo e il nazionalismo, poi nei fatti in realtà ha fatto proprio perno su questa forza per poter resistere in condizioni piuttosto difficili contro l'attacco tedesco. Quindi esiste, permane e rimarrà sempre uno spirito patriottico russo, che è quello che sottintende la forza dell'imperialismo russo, che è un imperialismo diverso dall'imperialismo atlantico. Noi sappiamo che l'imperialismo atlantico, realizzato da Inghilterra e Stati Uniti, è un imperialismo marino, commerciale marino, che si estende dove può estendersi, mentre l'imperialismo russo non va a conquistare i mari o le terre dopo i mari, oltre i mari, ma si limita semplicemente a allargare i suoi possessi sulla terraferma. È una vecchia storia che noi ricordiamo da molto tempo. Per cui questo spirito, che ha caratterizzato millenni di storia russa, diciamo secoli di storia russa, che ha caratterizzato l'impero russo, che oggi caratterizza l'Eurasia, quella che noi vogliamo oltretutto, è perenne e nessuno lo potrà distruggere. È evidente che un grande uomo politico come Putin sorge all'interno del KGB, c'è una ragione per cui sorge all'interno del KGB, perché nel momento in cui va in crisi il sistema burocratico bolscevico e la sua classe dirigente dimostra una totale inefficienza nei confronti dell'aggressività dell'economia occidentale, l'unica forza che tiene è il KGB, perché è l'unica forza che porta ai vertici personaggi solitamente molto ben informati, molto ben preparati, con un grande spirito machiavellico e con una grande capacità di conoscere il progresso tecnologico che all'epoca i russi non potevano continuare a sostenere per mancanza di economia fiorente, e che quindi loro, attraverso le opere dello spionaggio, acquisivano poi tranquillamente nel mondo occidentale. Quindi Putin nasce in un ambiente che è l'unico che avrebbe potuto dare un grande leader, e questo è quanto dice Sergio Romano, e io confermo, ma non confermo perché voglio copiazzare quello che ha detto Sergio Romano, ma conosco perfettamente la capacità interpretativa di questo grande studioso, e so anche che queste cose le ha dette e le ho dette io in concomitanza, perché mi ricordo che, facendo riferimento a libri molto importanti di Maurizio Blondet, io avevo sempre preso posizione in favore dell'emergere di una nuova grande forza in Russia, e quindi sapevo perfettamente che sarebbe andato a finire così. E adesso proseguiamo. In che cosa ha trovato questo sentimento comune del popolo russo?
senz'altro nell'ortodossia, che è stato il cemento originale della Russia. I russi si sono sempre sentiti eredi di Bisanzio, questo è un punto essenziale. Putin ha rapporti eccellenti con il patriarca ortodosso Kirill, ma il patriarca ortodosso Kirill aveva, o quelli che l'hanno preceduto, avevano ottimi rapporti anche con la classe dirigente bolscevica, ricordiamoci bene. Il nazionalismo imperialistico della Chiesa ortodossa lo conosciamo molto bene, c'è sempre stato. Putin ha rapporti eccellenti con il patriarca ortodosso Kirill, ma sembra che sia anche dovuto devoto a livello personale. Però l'ortodossia come sentimento comune non basta, non può valere per i 25 milioni di musulmani che ci sono in Russia o per i buddisti. Quindi Putin ha resuscitato una vecchia ideologia ottocentesca, l'euroasiatismo. In questa ideologia i russi hanno creduto appunto fino all'Ottocento, perché in questo modo potevano distinguersi dal resto dell'Europa. Come si evolveranno secondo lei i rapporti tra l'Europa e Putin? Se Putin fosse qui probabilmente direbbe: noi russi possiamo considerarci i liberatori dell'Europa. Guardate però come ci trattate. Anche se la Russia non è più il nemico di un tempo, avete tenuto in piedi la NATO, che è fatta per combattere e non può esistere senza avere un nemico, questo è importantissimo. Non solo, la estendete pure fino a inglobare paesi come quelli baltici, che rientrano nell'orbita dell'URSS, e perfino al vecchio Stato zarista. Noi europei che cosa dobbiamo aspettarci dalla Russia? Abbiamo il diritto di aspettarci che una Russia che ha trovato il suo equilibrio politico intrattenga rapporti positivi con noi sul piano politico e soprattutto economico. Dopotutto, la Russia è un grande mercato non ancora nato alle porte di casa sua, di casa nostra. Perciò però ci sono le sanzioni, appunto, e Putin ovviamente non può mandarle giù. La sua grande speranza dopo l'elezione di Donald Trump riguarda soprattutto la cancellazione delle sanzioni, anche se non è la sola. Quali sono le altre? La Russia vorrebbe che gli USA riconoscessero l'annessione della Crimea e così l'Unione Europea. Se l'Europa è disposta a riconoscere l'annessione della Crimea, ha diritto di avanzare richieste sull'Ucraina. Qui ci fermiamo un momento, perché la Crimea è naturalmente una propaggine russa. E per dirlo ci basta un episodio di grande eroismo, che è stata la difesa della Crimea durante la famosa guerra di Crimea, di metà dell'Ottocento, al quale partecipò anche il piccolo regno del Piemonte, mandando un contingente piuttosto numeroso di bersaglieri, i quali morirono in moltissimi, non in battaglia, perché nella famosa battaglia, mi pare, la famosa battaglia di cui non ricordo il nome, ma è una battaglia molto nota, morirono pochissimi bersaglieri. La morte mieté nelle file italiane, come in tutte le altre file francesi, degli inglesi e loro alleati minori, tra l'altro anche i turchi, mieté un'epidemia di colera che fu particolarmente feroce. Questa resistenza
molto eroica dei russi nella difesa della Crimea, alla quale partecipò anche Leone Tolstoi, corrisponde alla eroica difesa di Port Arthur da parte sempre dei russi nella famosa guerra russo-giapponese 1905. Anche lì morirono moltissimi russi che combatterono con estremo eroismo e determinazione contro la stessa determinazione ed eroismo dei giapponesi che andavano all'assalto delle difese, delle grosse, veramente grossissime difese di Port Arthur. Port Arthur si trova, è l'ultima propaggine della Russia di fronte al Giappone, all'interno del territorio cinese, nel vero senso della parola, e di fronte all'arcipelago giapponese. Questo spiega tante cose. Difficilmente si riesce a far percepire alle persone che la Russia, è il territorio russo, è molto ma molto vicino alla Corea e quindi anche al Vietnam. Quindi l'incidenza della presenza russa nella guerra del Vietnam e della guerra di Corea è evidente anche per la vicinanza che c'è tra questi paesi. Tra l'altro occorre anche ricordare che durante il secondo conflitto mondiale la mummia di Lenin fu portata proprio nel Vietnam del Nord, se non vado errato, o se non è il Vietnam del Nord, nella Corea del Nord, per salvarla dall'eventuale arrivo a Mosca dei tedeschi e dei loro alleati. E sull'Ucraina che cosa vuole Putin? A Putin andrebbe bene un'Ucraina neutrale, non certo una che entra nella NATO. La stessa considerazione vale per la Georgia. Dobbiamo tenere presente che quei paesi hanno una caratteristica, hanno sempre vissuto nell'orbita di un impero. Non ci si può aspettare che siano sempre indipendenti e sovrani. Saranno sempre in qualche modo legati a un'area che fa capo a un altro Stato. Se vogliamo che i russi siano disturbati il meno possibile, paesi come Ucraina e Georgia devono essere neutrali. Non possono diventare satelliti degli USA o di altri. Qui è un'altra considerazione validissima, perché noi sappiamo perfettamente che le mani sulla Georgia ce l'hanno messi gli USA a suo tempo, però sono mani che poi alla fine sono state sventate, perché sono mani molto pesanti, hanno messo a capo della Georgia dei personaggi che di georgiano avevano ben poco, se pensiamo che la Georgia aveva dato la nascita a personaggi come Stalin o Beria, quindi sai. Questi individui che poi al momento opportuno sono scappati e sono, vedi caso, andati a finire nella loro patria vera che è Israele. La stessa cosa dicasi di uno strano personaggio femminile, il quale a un certo punto, non si sa come, è stata messa a fare il capo del governo in Ucraina, travestita da ucraina, e ricordo che questa aveva andava in giro vestita appunto con dei vestiti che apparentemente erano vestiti popolari, folcloristici, era bionda con delle bellissime trecce, poi si è scoperta che non era bionda e in realtà era mora e si tingeva i capelli per sembrare ucraina, anche lei era di strane origini. Putin è ingombrante anche perché ha stretto rapporti con tutti i cattivi presenti sulla piazza, da Erdogan all'Iran. Questa è la domanda. Viviamo, questa è la risposta, viviamo in un periodo di crisi delle democrazie rappresentative ed è inevitabile
che ci siano nel mondo personaggi come Erdogan o Erdogan o come i leader cinesi e iraniani. Il mondo in questo momento ha più caudillos che presidenti democratici. Con queste persone probabilmente Putin è più a suo agio, perché ha la sensazione di parlare con qualcuno che sia rappresentativo di un paese e sia in grado di mantenere le promesse. Questo è uno dei punti essenziali. Perché si tratta con della gente che è autoritaria e ha potere? Perché è in grado di mantenere le promesse. Certo che Putin potrebbe trattare, e si dice che abbia un'amicizia con Berlusconi, indipendentemente dalle piroette del personaggio, se Berlusconi prende un'iniziativa è in condizione politicamente e economicamente di mantenerla. Non certo Renzi, personaggio pescato nella palude da Giorgio Napolitano, non si sa ancora bene per quale ragione. Renzi non è un personaggio affidabile, non lo sarà mai, e se crede di presentarsi come tirannello di turno in Italia semplicemente perché dopo il sonoro no che sicuramente prenderà al prossimo cosiddetto referendum, non è un referendum tra l'altro, perché si tratta di dire sì e no su qualcosa che non si sa esattamente cosa sia, e qualora si sapesse che cosa sia, e beh, veramente si sa che è stato fatto male, molto superficialmente, anche se è chiaro che è contro gli interessi del popolo italiano. Putin, come tutti i veri capi di Stato, ha bisogno di trattare con persone che sanno mantenere quello che promettono. In Italia un mantenimento di questo tipo è molto difficile, lo era sicuramente molto con un Giorgio Napolitano che ubbidiva lui, sì, esclusivamente lui, ai poteri finanziari, ove personaggi come l'attuale Presidente della Repubblica molto difficilmente hanno la capacità, la forza e la perduranza di prendere una responsabilità, dare la parola e poterla mantenere. La potrebbe mantenere solo qualora la parola fosse suffragata, sottolineata da organizzazioni tipo mafia, e in quel caso la garanzia ci sarebbe. Ma in altro caso la garanzia per altri capi di governo che conoscono perfettamente qual è la realtà in Italia e chi comanda realmente in Italia, queste garanzie non ci sono, è evidente. I sovietici e i post-sovietici hanno sempre preferito i repubblicani per quanto riguarda gli Stati Uniti, soprattutto perché sono tendenzialmente più isolazionisti, non hanno il missionariato caratteristico dei democratici, lo stesso che si è visto con Bill Clinton e persino in Barack Obama. Per questo i russi non hanno alcuna simpatia per i democratici. A Putin può piacere Trump semplicemente perché non è la Clinton. Ricordiamo qui anche quelli che fanno le guerre, dichiarano, cioè fanno le guerre senza dichiararle, sono i democratici. E ricordiamo qui personaggi come Roosevelt, che è quello più interessante di tutti perché ha fatto la seconda guerra mondiale dopo averla lui e i finanzieri che lo sostenevano, dopo aver preparato tutte le basi possibili e immaginabili per poterla far scoppiare. Ricordiamoci anche del democratico Wilson, che con i suoi 14 punti ha creato veramente le basi del secondo conflitto mondiale, tanto loro sapevano perfettamente che stavano al riparo. E poi Roosevelt è stato costretto oltretutto a quella terribile provocazione che è stata Pearl Harbor, e che ormai tutti sanno essere stata esclusivamente una provocazione, e i giapponesi ci sono cascati come coglioni. Poi tutte le altre guerre sono state fatte dai democratici sempre per provocazioni e mai per dichiarazione ufficiale, perché negli Stati Uniti dichiarare ufficialmente la guerra, cioè chiedere il consiglio e il consenso
dei parlamenti è piuttosto difficile perché, come è stato detto qui, ci sono di mezzo anche i repubblicani che sono isolazionisti, quindi bisogna stare molto attenti. Una delle ragioni della vittoria di Trump alle ultime elezioni è stata proprio questa, che la Clinton ha minacciato, qualora eletta, sfracelli. E gli americani, la popolazione medio-piccola americana, che sa di essere quella destinata ad andare a farsi ammazzare per conto dei potentati finanziari, economici e soprattutto dei proprietari delle industrie e degli armamenti, non ne ha avuto nessuna voglia e quindi giustamente ha votato massicciamente per Trump. Questa è la ragione vera, una delle ragioni concrete. Trump poi il suo programma lo sta attuando perché si è messo subito d'accordo con Putin e l'attacco che l'esercito russo ha portato contro l'ISIS in questi giorni è avvenuto subito dopo una lunga chiacchierata telefonica, il famoso fil rouge tra Putin e Trump. Quindi è chiaro che il consenso l'ha avuto da Trump. Trump ha promesso di usare il pugno di ferro con l'Islam. Putin come si comporterà? La Russia ha milioni di musulmani in casa e non sono sempre stati devoti alleati dello Stato russo. Anzi, i russi hanno sempre avuto problemi con i musulmani, soprattutto nel Caucaso. Quando la Cecenia divenne indipendente, nel giro di qualche anno divenne islamista. Noi non l'abbiamo notato, ma il problema dei russi era che i ceceni di Grozny avevano come punto di riferimento talebani afghani. No, noi non l'abbiamo notato, noi l'abbiamo notato perché basterebbe pensare che i cosiddetti cosacchi, chiamati cosacchi, che andarono con le truppe dell'asse e che poi alla fine della guerra furono sterminati quando si arresero agli inglesi, gli inglesi li consegnarono agli stalinisti, e beh, quelli in realtà erano dei ceceni. Erano dei ceceni che hanno sempre avuto uno spirito di indipendenza nei confronti dei russi. Ricordiamoci che le varie rivolte cecene sono state represse con grande ferocia nel sangue, sia nell'Ottocento che anche di recente, da parte dei russi. Il terrorismo che ha colpito la Russia nel primo decennio della presidenza Putin era terrorismo islamico, ce lo ricordiamo perfettamente. E Putin reagì in maniera molto pesante, soprattutto quando questi islamici occuparono una scuola media inferiore. Noi pensiamo al Bataclan, ovviamente, ma i russi hanno già avuto e più volte il loro Bataclan. E questo li rende sospettosi verso il nostro atteggiamento. Non capiscono perché non vogliamo avere unite le forze contro il nemico comune, che sarebbe appunto questo Islam esasperato, il quale a sua volta è stato inventato e suscitato dai servizi segreti occidentali. Questa difficoltà a usare le forze emerge chiara in Siria. Lì c'è un problema geopolitico, risponde Sergio Romano. I russi non hanno alcuna voglia di perdere le loro posizioni mediterranee. Putin non fa che conservare qualcosa che appartiene al patrimonio geopolitico russo dai tempi dello Stato zarista e poi sovietico. Riusciremo mai a debellare lo Stato islamico? Domanda il giornalista Francesco Borgonovo. Risponde Sergio Romano. Non so se succederà, dobbiamo chiederci perché non siamo riusciti a debellarlo finora. Perché la coalizione che dovrebbe farlo è composta da una varietà di stati
che hanno rapporti segreti e inconfessati con l'ISIS. Vale per la Turchia, ma anche per gli Stati Uniti e gli Stati Sunniti. Questi ultimi considerano Assad un blasfemo, dunque non collaboreranno con lui e combattono l'ISIS con una mano sola. Putin invece vorrebbe che si trovasse un accordo con gli Stati Uniti e gli altri per agire in modo omogeneo. Ma Obama che fa? Certo combatte l'ISIS con i droni, però ha finanziato le milizie democratiche che combattono e combattevano contro Assad. E Assad, che era un alleato ideale, è diventato un nemico, così non si combatte nessuno. Angela Merkel ha annunciato che si ricandiderà. Cosa cambia per l'Europa? Dare importanza europea o mondiale all'elezione della Merkel è sbagliato. Abbiamo costruito un personaggio che non esiste. È una donna di grande misura che sa fare i suoi calcoli e che ha una dose di opportunismo considerevole. Aspettarsi da lei una politica esemplare con respiro europeo o transeuropeo è sbagliato. Se vincerà non cambierà la faccia dell'Europa. Allora, da questo punto di vista, noi sappiamo perfettamente che la Merkel è un personaggio inventato, era al servizio dei servizi segreti della Germania dell'Est, servizi segreti efficacentissimi. Come sappiamo perfettamente delle infiltrazioni che la Germania dell'Est faceva in Occidente. Ora qui c'è sta un altro aspetto che voglio dire. Questa era l'unica forza che la Germania dell'Est poteva esercitare, non potendosi ribellare all'URSS che allora la dominava, però essendosi creata uno spazio attraverso i servizi segreti. Noi ricordiamo quel bellissimo film, I Sette dell'Oca Selvaggia, dove si vede appunto che questo gruppo di mercenari occidentalisti, per lo più inglesi, vanno a liberare un capo, un negro capo di uno Stato fedele all'Occidente che era stato portato via dai soliti antioccidentali dell'Africa, e si vede che lì a fargli la guardia erano degli agenti dei servizi segreti della Germania dell'Est, tanto per dirne qualcuno. Quando non si può agire direttamente per avere la propria indipendenza, si agisce con i servizi segreti, perché si cerca sempre di avere uno spazio di trattativa con altri, sia pure di nascosto, sia pure appunto mascherati da grandissimi alleati. Ad esempio, questa è l'ultima cosa che voglio dire, ricordiamoci sempre che la presenza dei nostri militari in Medio Oriente è una presenza sempre ambivalente. Andiamo in veste di servi, andiamo in veste di sipais o di mercenari dell'Occidente, ma in realtà veicoliamo nostri interessi locali. La cosa più interessante che possiamo dire è che lo stazionamento degli italiani a Nassiriya è semplicemente perché a Nassiriya c'erano i possedimenti italiani prima del secondo conflitto mondiale. E con questo direi che vale la pena di chiudere. Dico di nuovo con grande piacere e soddisfazione che Sergio Romano, che sa quello che dice e che non si compromette certo per compiacere questo e quello, ci fa capire indirettamente che a noi ci serve in maniera enorme una strettissima alleanza con la Russia, e dico io perché la conclusione non può che essere questa: l'alleanza con la Russia significa la ricreazione di una Eurasia che era quello che voleva Mussolini. Arrivederci e a presto.